ormai scongiurata, Vasari non era soddisfatto, non gli piaceva la vita alla corte dei Medici e decise di ritirarsi nell'eremo di Camaldoli per riflettere e per recuperare la salute. Queste logge però vengono chiamate logge Vasari perché l'ha costruito uno dei più grandi pittori e architetti d'Arezzo, che sono vissuti ad Arezzo, cioè Vasari, Giorgio Vasari. Giorgio Vasari nacque nel... Eccoli alcuni minuti del video documentario su Giorgio Vasari realizzato dagli studenti della scuola primaria Montebianco dell'Istituto Comprensivo Vasari e del liceo artistico sezione audiovisivo e multimediale. Il progetto dal titolo Chuck si gira è realizzato in collaborazione con il Polo Museale Aretino e connesso al più ampio percorso del Vasari Festival Show, la festa delle arti, che vede coinvolti oltre 1000 studenti del comprensivo Giorgio Vasari, musica, canti, attività espressive anche in lingua inglese, fino al prossimo 9 di giugno. Il Vasari Festival Show è un grandissimo progetto dell'Istituto Comprensivo Vasari che vede coinvolti gli oltre 1000 studenti della scuola in numerosissimi spettacoli di cinema, come abbiamo visto, di arte in genere e di teatro in varie location del territorio. Quindi una scuola veramente aperta all'arte, una comunità di apprendimento che costruisce saperi, che si rivolge all'arte pur tenendo bene a mente l'importanza dei saperi scientifici. Beh.